Io non ce la faccio più però, Leo. Cioè, ogni volta che droppo trovo quell'assalto, la mitragliette, il mio avversario ha sempre quel pompa e è già full shield. Cioè, è assurdo, Leo. Io non ce la faccio, ok? Non funziona così. In realtà funziona, mi dispiace, ok? La fortuna non sarà sempre dalla tua parte, però devi saper adattarti a giocare nel modo che il gioco ti permette. Ciao ragazzi, io mi chiamo Leopold e nel video di oggi vi dimostrerò alcuni errori che state commettendo e come potete correggerli per migliorare su Fortnite e vincere di più i vostri fight. Bene ragazzi, senza perdere tempo, partiamo subito con la prima situazione che voglio farvi vedere e qui abbiamo proprio questa situazione. Ho la mitraglietta verde e ho l'assalto, non c'ho niente di speciale ragazzi. Il mio avversario che arriva adesso ha già il pompa in mano, ok? Non riuscite a vedere però ha il pompa in mano. Ecco ragazzi, primo fattore, io già mi boxo, ok? E faccio inoltre due box, punto importante, ok? Avere due box è molto sempre importante, boxatevi in due box, l'ho già detto mille volte. Lo dico ancora. Ok, il mio avversario invade il mio box, aggressivissimo proprio, un mostro, invade il mio box, io lo boxo, molto semplice. E qui ragazzi, tattica, ok? Guardate il mio avversario, io comincio ad editare la scala per vedere quello che stava facendo. Lui entra nella modalità costruzione, non chiedetemi il perché, però essendo nella modalità costruzione, lui non può sparare, non ha il pompa in mano. Il pompa, ragazzi, sapete, cioè il vantaggio della mitraglietta sul pompa è che la mitraglietta spara velocemente, il pompa un colpo alla volta. Allora devo approfittare proprio di questo fattore. Lui è nella modalità costruzione, non riesce a sparare. Faccio l'edit, ragazzi, e qui si usa del potere del Code Leopold 1. Cioè, infatti, lo hai già messo, vero? Per avere questo aim assist. Solo quello là, raga. Comunque, vabbè, sto scherzando. Riesco a prendere la kill in modo molto facile. Ecco, in questa clip qua, ragazzi, avete visto, avevo lo svantaggio di armi del mio avversario, però usando la tattica, usando la strategia, ragazzi, riesco ad ucciderlo senza difficoltà. Magari non eri il più forte del mondo, ragazzi, però guardate un esempio che sicuramente è già successo con voi. Come seconda clip, ragazzi, sto pushando qualcun altro. Qui è sempre Siepi, ragazzi, mi piace veramente tanto Siepi. E ragazzi, arrivo qui per pusharlo. Lui, vabbè, c'è già la sua posizione qui. Il punto principale di questa clip, infatti, sarà la posizione. Bene, ragazzi, allora mi posiziono qui. Cerco di fare un giochietto qui col muro. E cerco di rubare il muro, ok? Bene. Dopo un secondo tentativo riesco a rubare il muro. Ok, ho fatto l'edit, ragazzi. Qui viene una delle domande più interessanti su Fortnite. Leo, cono o scala, cosa devo mettere? Molto semplice, amico. Guarda la mia posizione qui. Io sono bloccato tra una scala e tra questo muro qua, che ok, è mio. Però comunque, ragazzi, guardate che la mia posizione è molto piccola, non c'ho molto spazio. E effettivamente per questo, visto che non c'ho molto spazio, io, ragazzi, se metto un cono, il mio avversario mi colpisce, è già in vantaggio lui, lui viene su di me e mi uccide senza difficoltà. In questo punto, ovviamente, è meglio, infatti, mettere la scala, così blocco il colpo del mio avversario e riesco subito a fare un edit, a fare qualcosina per già colpirlo. Infatti, ragazzi, metto il muro e metto la scala, scusatemi, e avete visto, il mio avversario ha sparato sulla scala. Si vede un pochino qui del suo colpo, lui ha sparato la scala. Ha sparato la scala, ragazzi, il pompa l'ha appena sparato, non può risparare in 2 secondi. Approfittando di questo, ragazzi, posso già fare l'edit e fare un bellissimo danno. Un altro fattore importante qui, posizionamento, ragazzi. Guardate il mio movimento in zigzag, ragazzi. Faccio questo movimento, schivo un altro colpo e qui, vabbè, ho schivato già l'altro colpo, c'ho ancora 200 di vita. Basta prendere la kill, ragazzi. Il posizionamento per capire se devo mettere la scala o il cono è il punto principale di questa clip. Come avete visto, non c'è segreto, ragazzi. Poi alla fine faccio anche un movimento zigzag per schivare del colpo che magari mi facesse un 200, ragazzi. E schivo anche quel colpo e mi trovo già in un vantaggio assurdo. Ecco, ragazzi, in questa clip qua, ok, parliamo di più a riguardo di punire il mio avversario che non si è protetto di modo giusto, che cioè approfittare di correggere un errore, ok? Io approfitto dell'errore del mio avversario. Allora, innanzitutto lui si è boxato in un box solo, ragazzi, cioè nel senso è inaccettabile questo. Bene, per iniziare, ragazzi, rubi il cono, ok? C'ho già un piccolo vantaggio e guardate questo movimento. Scala da una parte, venga a pushare dall'altra. Guardate questo pixel qua, ragazzi, l'ho preso proprio. Guardate il mio personaggio, il personaggio del mio avversario, vedete? Lui verso dove sta guardando? Verso di là, dove avevo messo la scala. Interessante, no? Lui stava guardando proprio là. Una cosa assurda, ragazzi. Automaticamente lui stava pensando, ragazzi, che io fosse da quella parte. E ragazzi, qui c'ho già un vantaggio assurdo. Lui pensando che io sono di là, riesco infatti a rubare il muro velocemente. Lui è ancora nella modalità costruzione, non capisce quello che è successo perché lui pensava che io fosse arrivato da quella parte, ero dall'altra parte, metto già un cono nel box, ragazzi.
faccio un danno, ok? Qui c'ho già un vantaggio assurdo e è praticamente vinta, ok? Con un semplice trucchetto di doppia scala lì, ragazzi, niente di speciale, niente, proprio niente. Entro nel suo box, ok? Lui mi fa un colpo che non capisco come l'ho fatto, però va bene. E qui applico un altro trucchetto, ragazzi. Guardate che divertente questo trucchetto. Potete applicarlo, è veramente molto semplice. Fate l'edit del cono di questo modo, ragazzi, vedete? Così, cioè, vi proteggete un po'. Lui mi ha fatto danno, ma guardate che è proprio, non so come l'ha fatto. E dopo, ragazzi, il vostro avversario trovandosi da quella parte, fate l'edit opposto. Guardate che edit fate. Cioè, è un edit veramente meraviglioso. Il vostro avversario non capisce nulla e prendete la kill di modo veramente bello. Punire i vostri avversari, ragazzi, è il titolo di questa clip. Lui si è posizionato male dentro un solo box. Ho usato un trucchettino per approfittare della situazione e vincere il fight senza nemmeno difficoltà. Bene, prossima clip, ragazzi, e qui vi dimostrerò, ok, sono due clip con dei trucchetti che uso veramente tanto, ragazzi, e tutti, ok, fidatevi, tutti ci cascano ancora, giorno dopo giorno. Allora, guardate qui, sto pushando il mio avversario normalmente da sopra, ok, come vi consiglio la maggior parte delle volte, rubi il cono. Qui, ragazzi, ok, inizierà questo fight qui che è molto interessante. Io non avevo messo il muro, riesco a metterlo in tempo. Questo punto è importante, ragazzi. Io so che il mio avversario aveva fatto l'edit del pavimento per spararmi. Io, infatti, quando apro il muro, mi posiziono verso sinistra, ok? Guardate, posizionamento verso sinistra, così il mio avversario non riuscirà a colpirmi, ok? Pixel destro si chiama questo, ragazzi, ne abbiamo già parlato un bel po' a riguardo. Bene, infatti mi posiziono bene, lui spara, guardate dove passa il suo colpo, riesco a rubare il pavimento e fargli già un bellissimo danno, ragazzi. Qui questa tattica del rubare per di sopra, usare il pixel destro, è già molto utile. Qui il mio avversario si trova perso e fa una cosa inaccettabile, ragazzi, rimane dentro il box. Cioè, amico, scusami, però non puoi cercare di tenere il muro avendo poca vita dentro un box. Cioè, lui poteva scendere da sotto, uscire da dietro, fare quel che voleva, ragazzi. Ma ha fatto la peggiore scelta, ok? Questo era proprio inaccettabile. Gli ho rubato il muro, ragazzi. Avevo 18 di ping, una partita con 3 persone in arena, ci stava. Gli ho rubato il muro, ho preso la kill. Niente difficoltà, ragazzi, ecco. È un errore proprio molto basico, ok? Non potete rimanere dentro i box se avete poca vita. Spandete, fate 2-3 box. Almeno così sarete più protetti. Prima di passare alla prossima clip, ragazzi, se state imparando qualcosa con questo video, mi raccomando, lasciate il like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi e continuare a migliorare su Fortnite. Prossima clip, ragazzi, anche questa qua, sempre usando quel trucchetto che vi ho fatto vedere prima, però di un modo diverso. Innanzitutto voglio farvi vedere un modo di prendere il high ground qui che ho utilizzato veramente bene. Il mio avversario è nel high ground, ragazzi, cosa faccio? 180 gradi con doppia scala. Guardate questo movimento, è molto semplice, ok? Allora, mi giro qua, 180 gradi, doppia scala, ragazzi. Ho già bloccato il mio avversario. Voi non sentite, però io riesco a sentire dalla clip. Il mio avversario sbatte la testa contro una di quelle scale. Poi faccio un altro 90 gradi nella mia posizione, così evito di essere boxato. E c'ho il high ground, ragazzi, ok? C'ho il high ground. È già un modo di prendere il high ground veramente molto bello. E a questo punto passo da quello che era pushato a quello che sta pushando. E ragazzi, il trucchetto qui è basicamente lo stesso, ok? Ecco, vado da una parte, vado da un'altra, poi cerco di andare di sopra, ragazzi, qui. Guardate, sto attento, faccio l'edit e metto la scala, ragazzi. Questa roba di mettere la scala dentro il box funziona sempre da Dio. Il mio avversario non so cos'ha, ragazzi, però ha sempre questa voglia di aprire il pavimento per spararmi senza avere il cono dentro il box. È easy. State attenti, ragazzi, loro sempre faranno questa roba. Mettete la scala, riuscite già a iniziare il fight con un bellissimo, cioè un bellissimo danno. E poi, ragazzi, è vinta, ok? Ecco, ragazzi, anche qui niente segreti, ragazzi. Approfittate della situazione che il vostro avversario vi offre. Lui non aveva messo il cono dentro il box, mette la scala semplice, edit, colpo bellissimo. Poi sono quasi morto, mi ha fatto un bel colpo. Però, easy win, ragazzi. Bellissima kill che ho potuto fare. Clip di gruppo, ragazzi, ecco, questa clip qua è sempre molto bella perché stiamo giocando con più persone, allora è sempre molto interessante analizzare, ok? Bene, iniziamo qui un fight normale, siamo in una trio qui, un attimino che finisco di lottare, ecco. Bene, ci sono, sto pushando, ragazzi, guardate, qui è posizionamento anche qui. Guardate, c'è un avversario lì, memorizzate quell'avversario, è da quella mia parte, ok? Da quella parte lì a nord, bene. Vedo un altro che si avvicina verso di me e inizio già a facendo un bel danno. Ecco, ragazzi, il punto sarà proprio qui. Guardate la mia situazione, ok? Io ho l'avversario che è qui sopra. Il mio avversario è qui sopra. Il cammino più veloce per raggiungere. Continuo a salire su questa scala e poi vengo a destra, ok? Dove il mio avversario era qui. Cioè, era il cammino più veloce e più facile. Però, vi ricordate quell'avversario che c'avevo lì?
Ragazzi, infatti, se faccio questo movimento, perché vedete ora che non lo farò. Se faccio questo movimento da questa parte qui, ragazzi, se vengo qui da questa parte destra, il mio avversario che è dall'altra parte potrebbe spararmi, potrebbe darmi fastidio, non mi aiuterebbe a prendere la kill, che sarebbe veramente... cioè, sarebbe veramente più difficile. A questo punto, ragazzi, vengo dall'altra parte, faccio un colpo all'avversario, cioè lui non si era protetto, qui diciamo più che altro un errore suo, però avete visto, niente di speciale, ragazzi. La posizione del mio altro avversario probabilmente mi impedirebbe di prendere questa kill se io fossi andato verso lì al centro, perché quello inizierebbe a spamarmi, non riuscirei a avvicinarmi a questo qua che era già bianco e non riuscirei a prendere la kill. Approfittando la posizione del mio avversario, faccio il giro da dietro, anche se prendo qualche secondo in più, e riesco ad arrivare e fare il colpo per prendere la kill al mio avversario. Come ultima clip, ragazzi, anche qui una clip veramente molto semplice, il contesto è semplice, ok? Sto pushando qualcuno, c'è il pompa bianco, ok? Cioè, non è qualcosa da Dio, però, vedete, non c'è nessun segreto in questa clip qua. Vengo a pushare il mio avversario e inizio il push sempre da sopra. Questa è una tendenza proprio mia, mi piace di più iniziare da sopra. Caso il mio avversario vuole fare qualcosa, io sono sempre nel high ground. Inizio da sopra, ragazzi, faccio l'edit. Guardate questa roba. Quante volte ve l'ho detto, il mio avversario ha sempre questa roba di aprire la scala, di aprire il pavimento. Però qual è la fregatura qui? Guardate la posizione del mio mia, ragazzi. Se io fossi qui davanti, guardando verso di là, avrei messo una scala così, ok? E cosa succederebbe col mio avversario? Si diventerebbe giallo qui in mezzo alla scala e riuscirebbe a spararmi comunque. In questa posizione invece, ragazzi, guardate la scala che metto. Metto la scala di questo modo. Mettendo così, blocco il mio avversario e lui non riesce a spararmi, ragazzi. Punto strategico, mi metto in questo angolino della destra qui, ragazzi, così posso mettere la scala sia di un lato, ok, verso nord, sia di questo altro lato, ragazzi, infatti, come ho fatto in questo caso. Bene, ho già iniziato molto bene, faccio l'edit, 25, assurdo, no? 25, bene, va bene. Metto un muro, pixel destro. 25 ancora, assurdo, cioè veramente io qui 2,25 di fila, proprio pazzesco, ragazzi. Però poi, ragazzi, nessun segreto, vabbè. Il pompa, ho fatto 2,25, ragazzi, però con l'assalto non ho sbagliato i colpi e sono riuscito a prendere la kill. Beh, ragazzi, se avete problemi col danno del pompa come ho avuto io in questa clip, mi raccomando, guardate il video di come fare più danno col 200 che vi lascio ora alla fine. E ragazzi, questo è il finale, grazie mille per essere arrivati fino a qui e al prossimo video.